Questo programma è offerto da Palermo, la città si veste a festa per la Serie A. Capaci, parco giochi per disabili in un terreno tolto alla mafia. Brolo, 3 arresti per violenza sessuale su minore. Palermo, l'energia di Marlene Kunz ieri sera sul parco del Teatro Mediterraneo occupato. Palermo, la città si veste a festa per la Serie A. Con la vittoria in casa del Novara per 1-0 grazie alla rete di Vasquez, si conclude ufficialmente l'anno del purgatorio per il rosanero. Il Palermo torna nel paradiso del calcio italiano, la Serie A, con ben 5 giornate d'anticipo e dopo una stagione iniziata in sordina è partita solo quando il mister Iachini ha preso in mano le redini della squadra. Ieri, una Palermo grigia e bagnata da una pioggia leggera si è riversata in massa lungo le strade e a Piazza Politeama, che è stato il fulcro della festa in un mare variopinto di bandiere rosanero. I festeggiamenti hanno coinvolto non solo i tifosi, ma la stessa squadra che ha iniziato la grande festa prima nella pancia di Silvio Piola e poi sul pullman intonando cori carichi di gaudio. I grandi festeggiamenti sono poi proseguiti in serata al Barbera, dove si sono dati appuntamento in 5.000 per rendere omaggio alla squadra che è pronta a battere tutti i record della serie minore. Cori, musica alta e il grande boato finale per l'arrivo della squadra sono stati la cornice perfetta di un giorno storico per Palermo e i palermitani. Capaci, parco giochi per disabili in un terreno tolto alla mafia. Prima terra dei mafiosi, ora dei bambini, che oggigiorno combattono con la disabilità. Si tratta del primo parco giochi inclusivo della Sicilia. L'opera è stata realizzata grazie al lavoro della cooperativa Liberamente, che con l'iniziativa C'è un parco per me, ha preso in gestione un terreno un tempo appartenuto a Cosa Nostra e ha creato un vero e proprio punto di divertimento per tutti i bambini che amano divertirsi all'aria aperta. La struttura, oltre ad ospitare altalene adatte alle sedie e rotelle, percorsi gioco per bambini ipovedenti e rampe d'accesso, presenta anche giochi adatti a bambini portatori di handicap. L'intero parco è adibito con eccellenti norme di sicurezza. Lo stesso pavimento del parco è stato creato con gomma antitrauma per garantire al meglio la sicurezza dei bambini e la tranquillità di chi li accompagna. Catania, vedova Raciti. Ora mi sento meno sola. Il premier Matteo Renzi ha telefonato a Marisa Grasso per esprimerle vicinanza e solidarietà personale e dello Stato. La prima chiamata è arrivata dal ministro Alfano, aggiunge, e poi hanno telefonato anche il presidente del Senato Pietro Grasso e il capo della polizia Alessandro Panza. Anche il presidente della regione Rosario Crocetta ha voluto mostrare la propria vicinanza e solidarietà, decidendo di consegnare alla vedova Raciti una medaglia in memoria del marito. La cerimonia avverrà il 15 maggio alla presenza di delegazioni di tifosi e calciatori di tutte le squadre siciliane. Il presidente Crocetta ha così commentato: Raciti va ricordato anche per solidarizzare con i poliziotti che rischiano la vita nonostante lo sport sia un'occasione di pace. Dagli stadi vanno banditi tutti coloro che inneggiano alla violenza e disprezzano chi si batte per la sicurezza dei cittadini. Brolo, 3 arresti per violenza sessuale su un minore. 3 ragazzi, rispettivamente di 23, 22 e 19 anni, sono stati arrestati e condotti presso il carcere circondariale di Messina Gazzi con l'accusa di violenza sessuale di gruppo su un minore con problemi psichici. Sarebbe avvenuto a Brolo la mattina dell'11 febbraio scorso, quando una ragazza di 16 anni, insieme ad una coetanea, avrebbe approfittato della mancanza delle lezioni, a causa della mentire assemblea d'istituto, per accettare un giro per la zona sulla macchina di un gruppo di ragazzi maggiorenni, amici di amici.
Queste si sarebbero divise andando una su un'auto con due ragazzi e l'altra su un'altra vettura. L'auto con a bordo una delle minorenni si sarebbe appartata costringendo la ragazzina a fare sesso senza la sua volontà. Poi avrebbe lasciato la giovane alla stazione ferroviaria del paese, ma nell'attesa del treno che avrebbe riportato lei a casa, si è presentata alla gang dall'altra autovettura, trascinandola nei bagni della stazione per abusare anche loro della malcapitata. La vicenda è emersa due giorni dopo, quando, nel corso di un incontro tra familiari e docenti, la giovane ha raccontato tutto. È stata presentata la denuncia ai carabinieri, che hanno cominciato a raccogliere riscontri a partire dalle telecamere a circuito chiuso a ridosso dei luoghi indicati. Dalle prime indagini pare che ci sia anche un video che ritrae uno degli atti in cui la minore sarebbe stata sottoposta. Adesso, oltre ai tre giovani arrestati, anche altri due ragazzi sarebbero coinvolti nell'abuso, ma essendo minorenni la loro posizione è ancora al vaglio del Tribunale dei Minori. La spesa, vieni a farla da noi. Da Todis troverai i nostri prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lasciati conquistare dal profumo della gastronomia. La macelleria risponde a tutte le vostre esigenze, con preparati vari e di carne. Todis, contrada Filaccina, a Bolognetta. Da noi. Latris Santa Lucia Galbani, 100 grammi per 3, 1,77 euro. Convezione acqua viva, 2 litri per 6, 1 euro. Maurizio e tu chiama Laura, ma piano lascia, però a tutte e due non mi faccio sposare. Tutte e due fanno spettacolo d'ora, ma chi si tui salari sono pronta a morire. Che tu sei la fine del mondo. Palermo, parte la protesta dei senza contratto. Dovevano entrare in servizio fra fine aprile e il 2 maggio i primi 6.000 operai forestali, ma la scadenza è saltata e probabilmente non se ne farà nulla fino a fine mese. Mentre per 1.800 dipendenti della formazione professionale impegnati in progetti di orientamento del CIAPI, la doccia fredda è stata il rinvio della firma del nuovo contratto prevista per il 2 maggio e spostata a data da destinarsi. Ecco i primi a perdere il posto a causa del ritardo della finanziaria bis. Il governo garantisce che verranno tutti regolarmente impiegati nel momento in cui la manovra correttiva supererà l'esame all'ARS. Ma a quel punto le emergenze potrebbero essere ancora più pesanti, visto che a giorni dovrebbero entrare in servizio anche altri 8.000 forestali. I quasi 500 trattoristi dell'ESA vedranno scadere il progetto in cui sono impiegati a fine maggio. È una lunga serie di scadenze mancate che ha convinto i sindacati a fissare un calendario di proteste, come non se ne vedevano da tempo. I primi a scendere strada saranno i lavoratori degli enti di formazione trasferiti l'anno scorso al CIAPI di Priolo. Hanno lavorato a un progetto di orientamento professionale chiamato Spartacus e scaduto il 23 aprile. Palermo. Cani randaggi ad Acque dei Corsari. Corazzano liberamente i molti cani randaggi per le strade del quartiere periferico di Acque dei Corsari. Ormai uscire di casa sta diventando per i residenti della zona, soprattutto anziani e bambini, un vero e proprio miracolo, visto la taglia degli animali in questione e l'aggressività degli stessi. Il consigliere di circoscrizione Giuseppe Guaresi afferma: situazione intollerabile, è in questione la vita dei cittadini, il comune prende una volta e per sempre degli efficaci provvedimenti. Villa Abate, i giorni della legalità con l'Associazione Nazionale Carabinieri. La sezione villabatese dell'Associazione Nazionale Carabinieri organizza dall'8 all'11 maggio iniziative ricche di cultura e arte al fine di promuovere soprattutto tra le giovani generazioni un forte valore di legalità. Alle 9:30 di giovedì 8 marzo presso la Biblioteca Comunale Rocco Chinnici si svolgerà la premiazione del terzo premio letterario per la legalità. Studenti di ogni età si sono cimentati nel componimento di testi riguardanti la figura e il ruolo del carabiniere oggi nel proprio territorio di appartenenza.
Gli elaborati saranno valutati da un'equipe di esperti in campo letterario e giuridico. Inoltre, in occasione del bicentenario dell'Arma dei Carabinieri, sarà allestita proprio in questi tre giorni una mostra riguardante l'antica vocazione in difesa dello Stato e della giustizia, che si prolungherà fino a domenica 11 maggio, data in cui terminerà l'iniziativa con un concerto del Backstring Duo che si terrà dalle 17. Villa Abate. Scrutatori scelti col trucco e caos, indagano i carabinieri. Le elezioni del 25 maggio sono ormai vicino e tutte le amministrazioni locali hanno l'obbligo di nominare per estrazione gli scrutatori tra gli iscritti alle liste degli aventi diritto. In data 30 aprile, durante la pubblica seduta in aula consiliare, la commissione elettorale di Villa Abate stava applicando le sue mansioni con dubbia legalità, al punto che i lavori sono stati dichiarati nulli e rinviati ad oggi alle ore 12. Il vice sindaco Francesco Giglio in un comunicato stampa dichiara: come amministrazione comunale teniamo a precisare che i comportamenti in oggetto di indagine sono imputabili a comportamenti esclusivamente personali, non riconducibili in nessuna maniera alla linea programmatica e politica. Qualcuno avanza il sospetto che il sorteggio stesse per essere pilotato. Le indagini sono in corso. Il sindaco Francesco Cirrito ha convocato una seduta straordinaria del Consiglio per oggi alle ore 12. A sperare di essere scelti nell'intera provincia di Palermo sono 700, ben 60 aspettanti a Villa Abate. I loro nomi fanno parte di un elenco. A ogni candidato corrisponde un numero per il sorteggio. L'ipotesi è che l'estrazione avvenuta nella seduta del 30 aprile sarebbe stata guidata, indicando un numero diverso e corrispondente a qualcuno da favorire da quello realmente estratto. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Palermo, giovedì alle 21.30 a Palab, concerto delle Morgane. Tre allegre bellezze, tre sorrisi, tre ragazze palermitane, tre artiste, tre cantanti. Le Morgane, il trio vocale tutto al femminile formato da Cinzia Gargano, Alessandra Ponente e Barbara Tutrone, si esibirà giovedì 8 maggio alle ore 21.30 al Palab, in piazzetta del Fondaco a Palermo. Una serata presentata da Vassilli Sortino che prevede un repertorio pop, swing e funky, scelto e coordinato dalla Vocal Music Academy, la scuola di canto degli ex concorrenti di X Factor, Elisa Smeriglio e Vincenza Biondo, che ha preso a cuore la causa artistica delle Morgane, regalandole il repertorio e l'immagine. Le Morgane infatti non sono solo musica, ma un vero e proprio show musicale, arricchito da movimenti coreografici ed espressioni teatrali. La scaletta prevede note canzoni straniere e italiane. Le Morgane nel corso della serata presenteranno al pubblico Che cos'è l'amore, il loro primo video tratto dall'omonima canzone di Vinicio Caposella, prodotto da Umani e Vocal Music Academy, che vede tra i suoi protagonisti l'attore Antonio Pandolfo. Il video sarà online su YouTube dal venerdì 9 maggio. L'ingresso al concerto costa solo 5 euro. Palermo, l'energia dei Marlene Kanz ieri sera sul palco del Teatro Mediterraneo occupato. Dopo aver invaso la città di cartelloni pubblicitari, finalmente ieri, domenica 4 maggio, i giovani occupanti del Teatro Mediterraneo sono riusciti a far esibire i Marlene Kanz, che con la loro unica tappa siciliana hanno portato il loro tour Nella tua luce.
Il teatro era stracolmo di giovani fans, e non solo. I Marlene sono carichi, e voi? Hanno scritto i giovani occupanti del teatro, sulla loro pagina Facebook. La risposta è stata più che positiva. L'esibizione era prevista per le ore 22 circa, ma ancora a quell'ora tre quarti della folla, che avrebbe di lì a poco invaso il teatro, era fuori dai cancelli in attesa dell'ingresso. Una band conosciuta ed amata, nata nel 1990 per opera del chitarrista Riccardo Tesio e del batterista Luca Bergia. Non molto tempo dopo vi si unisce il cantante e chitarrista Cristiano Godano, proveniente dai disciolti Jack on Fire. Il cantante Godano è stato all'altezza del suo pubblico, carismatico e accattivante, è un artista con la A maiuscola. Ieri sera era forse paragonabile ad un treno a levitazione magnetica. La musica dei Marlene è un culto affermato dell'alternative rock ed è, da oltre due decenni, sulla scena italiana. In questa tappa palermitana hanno suonato tutto il loro nuovo disco, dalla sinuosa, ossia Amore Mio, all'energetico singolo delle chitarre sfragellanti Il Genio. Non hanno fatto mancare i loro conosciuti e caratteristici slanci sonici. Ma i Marlene hanno dato spazio anche alle vere gemme del loro repertorio, come l'ondata di parole di Sonica o la struggente ballata Nuotando nell'aria. Il pubblico ha chiesto anche ben due bis, una serata riuscitissima che aveva come cornice un teatro che sembrava pronto ad esplodere. Chiuso nel 2009 è tornato a risplendere di luce propria. Canale 8, la TV fai da te, seconda edizione versione light. Parte oggi la nuova serie della TV fai da te versione light, una striscia quotidiana della durata di 15 minuti, in onda da lunedì al sabato alle ore 19. In studio conducono Daniele Gerardelli e Giovanni Pitisi, in arte Giovi Giovà, che tra gag e battute lanciano interviste, contributi esterni e filmati dal web. La regia è di Anna Ceruso e la supervisione tecnica di Salvatore Balistreri. 15 minuti da passare con gli amici di sempre, Daniele e Giovi. Yeah! Y'all ready to do this one? All right then. Let's go! Questo programma è stato offerto da giornata a tutti gli affezionati ad ilmeteo.it, previsioni per lunedì 5 maggio. Aumenta la pressione sulla nostra penisola ed ecco che il sole sarà prevalente su gran parte delle regioni. Finalmente, ecco il dettaglio, al nord si trascorrerà una giornata veramente bella e ampiamente soleggiata su tutte le regioni. Il cielo si presenterà sereno, poco nuvoloso su tutti i settori. Spostiamoci sulle regioni centrali dove il bel tempo e il sole domineranno tutti i settori per tutta la giornata, qualche nube occasionale in Appennino. Raggiungiamo infine le regioni meridionali, qui qualche nube fastidiosa interesserà la Calabria meridionale e la Sicilia orientale con qualche pioggia, ma tenderà a migliorare nel corso del pomeriggio inoltrato. Nessuna precipitazione nevosa da segnalare, se non qualcuna sui rilievi calabresi sopra i 1700-1900 metri. I venti soffiano
tutti dai quadranti settentrionali moderati sull'Adriatico, deboli con locali rinforzi altrove. Temperature previste, minime in deciso calo su gran parte delle regioni, comprese tra i 7 e i 13 gradi, di pochi gradi sopra lo zero nelle zone appenniniche. Durante il giorno prevediamo 19-22 gradi al nord, 16-22 gradi al centro e al sud. Carissimi, la previsione si conclude qui. Un'altra giornata soleggiata, quella di domani, ma pioverà su alcune zone. Per sapere quali, visitate il nostro sito www.ilmeteo.it, dove la il fa la differenza. Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 5 maggio, si ricorda San Gottardo Vescovo. Il nome Gottardo deriva da un antico nome germanico reso in tedesco Gotthard, composto dalle radici Guda, Dio, e Herd, forte, coraggioso. Il suo significato è forte mediante Dio o guerriero di Dio. Dice il proverbio, maggio delle rose, gioia delle spose. Sono nati oggi Karl Marx, Tyrone Power, Serse Cosmi. Il 5 maggio 1821 muore Napoleone Bonaparte. Sull'onda dell'emozione per la notizia, Alessandro Manzoni scriverà la celebre ode Il 5 maggio, che ebbe una forte risonanza in tutta Europa e che fu tradotta in tedesco da Goethe. Il 5 maggio 1860 da Quarto di Genova parte la spedizione dei Mille al comando di Giuseppe Garibaldi. Infine, il 5 maggio 1946 viene giocata la prima schedina Sisal, progenitore del Totocalcio. Ideato dal giornalista sportivo Massimo Della Pergola, due anni dopo il gioco passa sotto la gestione diretta del CONI. Konrad Adenauer ha detto: pare che certa gente abbia fatto la fila per tre volte quando il buon Dio ha distribuito la stupidità. Arrivederci da Barbanera, dal 1762 l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, lunedì 5 maggio. Ariete, ancora una giornata offuscata dalla quadratura lunare, anche se in realtà non avete nulla di cui lamentarvi. Vi sentite scarichi e confusi. Vi sembrerà più facile rifugiarvi nell'immaginario piuttosto che portare a termine gli impegni. Toro, grazie al sostegno degli astri e alla vostra abilità, vi muoverete tra gli impegni di una giornata densa di opportunità e ricca di incontri. Magari tra questi ce ne sarà anche qualcuno che vi sorprenderà in modo più che piacevole. Gemelli, la vostra fantasia non trova requie attraverso realizzazioni banali di routine, necessita invece di stimoli continui e inconsueti. Anche oggi ve li andrete a cercare, forse poco guidati dal raziocinio, ma ben protetti dalle stelle. Cancro, gli impegni sono pressanti, ma oggi siete organizzati, efficienti e soprattutto decisi a non dare ascolto a chi tenta di mettervi fretta. Acquisti di pregio per la casa, privilegiando robustezza e qualità, senza badare troppo al prezzo. Leone, prima di rifiutare a priori una proposta lavorativa che vi sembra poco adatta a voi, calcolate i vantaggi economici che ne deriverebbero. Valutando la situazione professionale con obiettività, potrete sicuramente fare scelte migliori. Vergine, aiutati dal sestile della Luna, armonica a Mercurio e Saturno, saprete trovare il punto di equilibrio tra lavoro, cultura e vita sociale. Gli astri oggi vi mostrano il loro volto migliore, infondendovi un rigenerante senso di benessere. Bilancia, guardate al futuro con fiducia ed ottimismo, magari non cambierà il mondo, ma di sicuro trasformerà il vostro modo di affrontare le cose. Siate disponibili a quei piccoli compromessi senza i quali non sarebbe possibile muoversi tra la gente. Scorpione, l'incertezza riguarda soltanto i progetti lavorativi, non quelli sentimentali. La Luna in Cancro vi ammorbidisce e intensifica le emozioni, meglio però non essere imprudenti nelle confidenze e mantenersi cauti nei rapporti con gli amici. Sagittario, dovrete destreggiarvi abilmente in varie circostanze, sia private sia professionali. Siate realisti, non abbandonatevi alle suggestioni. Il modo scherzoso e ironico di rapportarvi aumenterà il consenso nei vostri confronti. Capricorno, vi svegliate di malumore con la Luna opposta, ma cambierete subito idea dedicandovi con passione ai mille progetti che avete in mente, ma non dovete pretendere di realizzare tutto e subito, ogni cosa ha bisogno dei suoi tempi. Acquario, avete tutte le carte in regola per trascorrere una giornata serena e come sempre sarete bravi nell'adattare le circostanze ai vostri bisogni. Inoltre ricordate che la fortuna aiuta gli audaci, forse è arrivato il momento di investire nel futuro. Pesci, ancora favorevole al transito lunare, state bene, siete sereni, eventuali difficoltà oggi si trasformano in una piacevole rebus da risolvere. Con gli amici vi sentirete al centro dell'attenzione grazie alle vostre proposte interessanti.